Buongiorno, oggi è sabato mattina e come promesso sto andando in piscina perché ne ho proprio la necessità. E aspettate, ok. Bene, ho chiuso tutta casa, abbassiamo la tapparella. Ora vado, lascerò a casa la telecamera ovviamente e boh, magari faccio qualche ripresa, se no direttamente stasera. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I? Allora, sono viva, sono tornata dalla piscina, aspettate che accendo la luce, ok. Sono tornata dalla piscina, mi sono anche oggi, come dire, arricchita l'abbronzatura sempre di più, lasciamo stare. Facendo tutto di fretta perché ho dovuto assolutamente, cioè proprio per forza, era un obbligo, editare i due video perché sono veramente troppo vicina alla partenza e sto preparando la borsa per Milano perché appunto non so se ve l'ho detto. Forse no. Domani vado a trovare mia cugina che si è trasferita in quel di Milano e vado assieme alla mia zietta e quindi niente, stasera vado a dormire a casa sua, così domani mattina prendiamo il treno insieme, insomma. E quindi niente, questo è quanto. Molto easy. Perciò sto mettendo tutto ciò che mi voglio portare qua in borsa. Devo sbrigarmi, non ho assolutamente un orario, però insomma, mi piaceva arrivare là un po' per tempo, diciamo così. Quindi biglietti del treno, assolutamente soldi per fare shopping. Poi mi porto dietro questo libro, se stasera voglio un po' leggere. Quindi ora vado a lavare un po' di piatti che ho lasciato, che non voglio assolutamente tenere lì sporchi per tutto domani. Quindi lavo due piatti, basta, sono già vestita, sono già pronta, quindi in realtà niente, non farò nient'altro perché sicuramente stasera non registrerò più nulla perché sono da loro, mangio con loro, non succederà niente di che. Quindi ci vediamo direttamente domani in treno. It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I? Ragazzi, non mi sembra reale proprio per niente, invece lo è. Sono a casa. Allora, sono viva, mi sono fatta la doccia e ne avevo un bisogno estremo perché ero veramente in condizioni pietose dopo una giornata del genere.
Dunque, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo preso il treno stamattina. Con questa scusa siamo andate ad Arese e pensavo di comprare solo da Primark, che poi in realtà mi sono resa conto che c'è tanto altro bello, non solo da Primark, e quindi vi faccio vedere le cose che ho preso. Sono poche, ma sono buone, cioè tra virgolette, cose che mi servivano. Primark ho preso i soliti accessori, tra cui elastici, spazzolini, questi qua da 1 euro soft, li metto tra le unghie e i miei ciappettini, che come vedete ho finito la scorta. Di solito questo bicchierino è sempre pieno. Super belli, super eleganti, color beige chiaro, con questa cintura, e niente, un pantalone molto molto easy, quelli insomma tipo da completo, ecco, per intenderci, costava 15 e niente, l'ho dovuto prendere perché era meraviglioso, e quindi eccolo qua. Ho preso questa fascetta per i capelli, molto carina, e l'ho pagata 3. Poi ho preso questa magliettina che ha diciamo la pancia un po' scoperta. E niente, ha le manichette a mezza manica, un po' larghe, fatta così. L'ho pagata 6 euro invece che 15. Tutte cose beige ho preso. Dei normalissimi jeans, di quelli proprio denim, stretti, boh, niente da dire su questi, sono classici. Mi piacevano, me li vedevo bene e li ho presi, li ho pagati 13. Scarpe. Ho preso questo paio di scarpe bellissime. Spero non mi facciano male, però hanno il tacco. Ma rispetto ai miei soliti standard col tacco super alti, questo qua è molto molto più basso. Il mio è tipo un tacco così ed è troppo alto per una normale serata. Ecco, quindi ho preso questi, ovviamente estivi. Poi dunque, sandali, ho preso questi qua con cinturino color cuoio e li ho pagati 10, e invece questi qua li ho pagati, non mi ricordo più, 14. E niente, super belli anche questi da Primark. Invece non da Primark, ho preso questi che sono l'acquisto che io preferisco in assoluto, e sono dei sandali neri in pelle con questo dettaglio di conchiglie, praticamente meravigliose, proprio belli. Mi sono innamorata, li ho visti in vetrina, sono entrata, ho detto voi siete miei, ciao. Poi ho preso queste scarpe, ammetto, contestabili, nel senso che possono veramente o piacciono o fanno schifo. A me piacciono da matti. Sono tipo espadrillas, quindi hanno la suola, diciamo così, in corda beige, sono color beige e niente, hanno questa specie di pompon, non lo so, frappe davanti, e hanno questa corda che va arrotolata tutta intorno alla caviglia. Fa un effetto strano sul piede che a me piace da matti, e quindi niente, le ho prese. Anche queste non da Primark, ma in un altro negozio, lì a Varese, e costavano 30, ma le ho pagate tipo 14 in saldo. Ho preso queste super autunnali, I know, but mi piacevano troppo. Sono, boh, sì, tipo polacchino, non so come li chiamate, stivaletto autunnale, e l'ho pagato 11 e niente, non vedo l'ora di metterli quest'autunno. Queste sono le cosine che ho preso. Come vedete, non sono, cioè, non sono i miei soliti haul di 200 vestiti, ma perché, ragazzi, cioè, prendiamoci conto, ho degli armadi che non sono stipati di più, e queste erano le mie necessità. Avevo bisogno di scarpe, di pantaloni e basta. Il resto sono tutte cose in più. Niente, detto ciò, vado a cenare perché sono le 9 e un quarto, è tardi e ho fame. Quindi ci vediamo domani. Notte, notte! Buongiorno, benvenuti in questa nuova giornata di video. Allora, oggi è lunedì,
12 agosto e questo sarà presumo l'ultimo o forse il penultimo, vediamo, ma domani non credo proprio di registrare. Sono in procinto di partire, la partenza ormai è sempre più vicina e domani sarà domani e io niente, appunto oggi è lunedì e mi sto ritrovando ora a dover finire di editare tutti i video perché in pratica da oggi ritornerò qua a casa il 26 di agosto, quindi 2 settimane sono troppe per non editare video, non avrò chiaramente computer o cose varie dietro, lo voglio fare adesso chiaramente. Giornata un po' particolare, nel senso che ahimè vorrei che le giornate avessero 48 ore e non 24, mi sono svegliata tardi, ammetto, erano tipo le 10. Ma avevo proprio necessità di dormire, anche perché stasera avrò ambulanza. Io lo sapevo che era un po' di troppo stasera ambulanza, perché insomma ho mille cose da fare. E pure questo, diciamo che non ho fatto la scelta più saggia, non era il caso stasera, perché avrei potuto usare quelle 5-6 ore che in cui sarò via per finire di preparare cose, ma vabbè. Le valigie sono quasi pronte, sono diciamo da ultimare. Allora sono riemersa dalla tomba dell'editing e niente, ho editato tutto, una parte di vlog abbastanza lunga. Ho un attimo interrotto perché ho gli occhi che mi si incrociano veramente. Niente, volevo farvi vedere proprio super velocemente un po' il lavoro che ho fatto con le valigie oggi, perché ne sono veramente molto fiera. E ho preparato la cerealista con tutte le cose, va bene? Valigia per la Croazia, valigia per Napoli, questa è enorme perché sto via una settimana, questa è più piccola perché sto via 4-5 giorni, ma tutte le cose che mi servono ce le hanno i miei genitori, insomma, avendo il camper abbiamo tutto là come una piccola casa, ecco. Invece qua devo portare tutto, insomma. Quindi ho messo praticamente qua, va bene, borsa mare, varie scarpe, pantaloncini, vestiti, felpa, ho messo un po' i vestiti, pigiama, teli, qua ho messo altri vestiti, ma come vedete è semi vuota per fortuna. Per Croazia ho messo solo costumi, vabbè, ceretta, pigiama, reggiseni e qua solo vestiti. Sono tantissimi, lo so già, me ne pentirò di averne portati così tanti, ma vabbè. C'è un cielo bruttissimo e non vorrei che piovesse. Mi lavo i denti, mi sistemo un attimo e poi riprendo con il mio editing. Buongiorno. Allora, è prestissimo, sono le 8:15 e niente, faccio quest'ultimissima clip per chiudere questo vlog. Ieri sera non ho più ripreso nulla perché sono scappata in ambulanza e sono tornata a casa ieri sera a 1:00 e basta. Oggi sono sveglia presto perché devo fare un sacco di cose, tutte diciamo prepartenza. Andrò a salutare Giulia e andrò a fare un po' di spesa, di cose da portarmi via, chiuderò le valigie, sistemerò casa perché appunto la rivedrò fra 2 settimane, quindi la voglio lasciare in ordine. Cioè faccio questa clip giusto per chiudere questo vlog e per dire che noi ci rivediamo più avanti. Ho già organizzato tutti i video che usciranno, questo sarà uno degli ultimi, uscirà verso metà barra fine agosto. Io nulla, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!